Direttore, presentiamo Andrea Faccioli, centrocampista, nuovo acquisto del, del Ciliverga, arriva in prestito dalla Feralpi Salò. Sì, Andrea è un centrocampista di, fisicamente importante per il ruolo, ha un curriculum già importante pur essendo giovane perché l'anno scorso ha vinto il campionato italiano con la Baretti della, della Feralpi e quest'anno sono arrivati i quarti. Viene, si giocherà tutte le sue carte, è un giovane che crediamo molto e speriamo faccia il suo dovere. Ecco, arriva anche grazie a un rapporto solido che si è creato con, con la Feralpi nel corso de, dell'ultima annata. Sì, visto anche i risultati che mi hanno avuto con i giovani della passata stagione, sia Valtorta che Pasotti, che sono restati confermati, e c'è un feeling speciale con la Feralpi Andrea, benvenuto il ritiro è alle porte. Immaginiamo sia grandissima la voglia di mettersi a disposizione del tecnico Carobbio. Sì, ho molta voglia di mettermi a disposizione della squadra. Adesso spero di diventare un punto fermo importante per, per la società e per la squadra. E per te sarà anche molto importante capire più segreti possibili da un allenatore visto il, il ruolo che ricopri in campo? Certamente, mister Carobbio, di sicuro avrò tanto da imparare da lui. E non vedo l'ora di iniziare a imparare il più possibile. Come diceva il direttore, un curriculum importante a livello di, di settore giovanile: uno scudetto con la Beretti da Ferapi solo l'anno scorso, l'avventura terminata ai quarti. Eh, che bagaglio ti porti con te da quell'esperienza? Di sicuro è stata un'esperienza positiva, ma ormai quello che è fatto è fatto, adesso. Il salto è grande e devo adattarmi il presto possibile. Ecco, un salto che l'anno scorso eh, ha visto, mh, magari mh, compagni ex tuoi come, come Valtorta, che arrivano proprio da Feralpi, pagare lo scotto iniziale per poi fare un gran eh, giro di ritorno. L'obiettivo tuo deve essere quello di, di partire bene da subito. Sì, sì, ho visto i ragazzi, che sono i miei amici, giocare diverse volte e sicuramente hanno fatto bene e hanno la possibilità di migliorarsi ancora e sperare magari, come me, un giorno di poter alzare il livello e tornare magari a Shalhoub, in società ancora più importanti. In Bocca al lupo! Crepi!